Buongiorno a tutti, è un grande piacere essere qui. Mi chiamo Giovanni Pio Liberato, sono l'assegnista di questo assegno di ricerca dal titolo GeoSit. Mi scuso anticipatamente da parte del mio prof Gianluca Cornamusini, che è anche responsabile scientifico, ma per pregressi impegni progettuali non ho potuto essere qui presente. E sostanzialmente GeoSit si intende tutto quello che riguarda le geoscienze applicate ovviamente all'archiviazione digitale, in questo caso, no? Al sistema informativo territoriale. L'operatore della filiera, il nostro partner in questi 2 anni ormai passati, è stato per me un grande onore poter lavorare nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, che ricordo a tutti è comunque patrimonio UNESCO, quindi è un grande vanto per il nostro paese. Allora, eccoci qua. Permettetemi di fare ovviamente dei ringraziamenti prima di cominciare. Velocemente, il mio prof, il responsabile scientifico, il professor Cornamusini dell'Università di Siena, il professor Luca Maria Foresi, sempre dell'Università di Siena, il dottorando Lorenzo Milaneschi, con il quale ho collaborato, e ovviamente tutte le personalità del parco, a partire dal presidente Lidia Bai, della direttrice Alessandra Casini e della dottoressa. Ovviamente ho collaborato personalmente durante l'assegno. Ci tengo anche a ringraziare la Regione Toscana perché, almeno per quanto mi riguarda, è stato un grandissimo trampolino per immettermi nel mondo del lavoro appena finito l'assegno. Ecco. Quindi ci tengo a ringraziare perché è stato veramente un grande piacere, e almeno personalmente sono riuscito ad aumentare, no, quelle che sono le mie possibilità da scienziato, personalmente da geologo. Due parole sul parco. Ricordo a tutti, oltre ad essere, no, ovviamente patrimonio UNESCO, che il parco comprende un ampio territorio di circa 1200 km quadrati, compresi tra i comuni delle province di Grosseto e Follonica. Sostanzialmente siamo nella Toscana sud-occidentale, al confine quasi con il Lazio, e il parco si occupa attualmente ovviamente di recuperare, conservare e valorizzare l'enorme patrimonio geologico, ambientale, storico, culturale e quant'altro, e racconta a noi tutti, a tutto il paese, una storia geologica di quasi 300 milioni d'anni, che almeno come ente pubblico, l'Università di Siena, abbiamo cercato di aggiornare e qualificare attraverso proprio l'archiviazione. E penso proprio che il progetto GeoSit sia proprio un esempio bellissimo di come l'archiviazione digitale possa significare anche, anzi, possa portare, no, alla produzione di qualcosa di importante per il paese. Brevemente riassumo la struttura e gli obiettivi del progetto. Sono stati ovviamente quello di realizzare, aggiornare e modificare l'archiviazione digitale già presente, preesistente, che era in possesso del Geoparco, quindi della banca dati, ed è stato effettuato sostanzialmente in due fasi. Il primo anno, purtroppo, a causa del Covid, non potendo andare in campagna, è stata rivisitata tutta la banca dati, è stata fatta analisi bibliografica e quant'altro. Nel secondo anno poi si è cercato di realizzare prettamente la carta geologica al quale il parco era prettamente interessante, estrapolandolo dall'archivio digitale della banca dati. La criticità maggiore è stata quella di ovviamente gestire un'enorme quantità di dati disponibile e aggiornarli ovviamente dal lavoro in campagna, e poi soprattutto cercare di gestire anche la qualità del dato finale, proprio perché, spiegando in pochi termini, a livello geoscientifico, no, soprattutto in ambito geologico, ogni geologo ha la sua interpretazione, e nei vari anni ovviamente ci sono state anche, no, delle evoluzioni delle vecchie interpretazioni. Quindi riprendere tutti i dati e rielaborarli e reinterpretarli per dare un prodotto finale non è stato facile assolutamente. Il SIT e il GIS vanno a braccetto ovviamente. Tutto questo, tutto il progetto
è stato sviluppato, parlo dell'archiviazione digitale, soprattutto con software open source come QGIS, con il quale ovviamente l'ente parco, essendo un ente pubblico, ha lavorato, quindi parliamo di software prettamente gratuiti. E sostanzialmente si può definire che il software QGIS non è altro che, diciamo, lo strumento con il quale, no, si può gestire e analizzare, ovviamente, e poi graficizzare direttamente i dati che le persone e le metodologie mettono insieme durante ovviamente l'archiviazione. Le funzioni del SIT che sono state anche poi sviluppate nel progetto, brevemente sono queste. Il SIT rappresenta per noi tutti un enorme database, sono la possibilità di creare qualcosa, veramente georiferirla. E in questo caso con l'ente parco, diciamo, si è lavorato prettamente utilizzando una metodologia di layering, quindi ad esempio sono stati sviluppati, che ne so, tutto ciò che riguarda ad esempio il sistema ambientale delle acque, le sorgenti puntuali, le funzionalità anche in ambito geochimico, tutto quello che riguarda ovviamente una carta geologica, che tecnicamente riguarda le rocce, gli affioramenti, le frane, i territori, le miniere, i minerali, i geositi di interesse. Quindi potete immaginare ovviamente che ogni layer può essere riferito ad un ambito specifico. Come dicevo, brevemente l'approccio è stato multidisciplinare. L'approccio è stato ovviamente scientifico, partendo sempre dallo studio pregresso bibliografico e dell'analisi documentale pregressa disponibile sia il repertorio che ha riguardato l'enorme e importante database della regione toscana già disponibile con la cartografia, per esempio, al 10.000, tutte le guide geologiche, le tesi di laurea, gli articoli scientifici disponibili e le carte annesse, ovviamente, ed altri materiali. Nella seconda fase, il secondo anno, ovviamente andando in campagna, si è cercato di prima individuare tutte le zone ad alto rischio che avrebbero ovviamente abbassato la qualità del prodotto. Sono state ovviamente sistemate manualmente attraverso l'ausilio di device elettronici, attraverso GPS, e poi importati direttamente nell'archivio attraverso QGIS, sistema software QGIS. Il rilevamento e l'aggiornamento del database è stato effettuato attraverso il rilevamento geologico. Non so se molti di voi sanno che cosa sia, comunque sostanzialmente il geologo è un esperto del territorio che va e cerca di andare ovunque nel territorio laddove ci sia un affioramento di roccia o terreno qualificabile e quantificabile anche. Sempre alcuni risultati, questo è un esempio del database in possesso attualmente del parco, sul cui sono stati suddivisi ovviamente i vari layer in base a ogni ambito scientifico. Quindi voi immaginate, sono stati suddivisi prima, che ne so, i limiti comunali, i limiti del parco che potete vedere e abbiamo già visto in anticipo, sono stati inseriti punti, quindi puntualmente. Ad esempio, emanazioni gassose, della mappatura geologica che ha sviluppato soprattutto al secondo anno, ci siamo interessati di qualificare e integrare soprattutto i dati con il database già presente nella regione toscana di tutte le frane, per esempio, delle unità litologiche suddivise per ogni età, delle faglie, delle fratture e dei depositi anche quaternari che vanno a copertura delle unità litologiche, prettamente e puramente dette anche litoidi o rocce. Questo è un esempio di come si è lavorato in ambiente durante l'archiviazione con dei dati lineari e puntuali. E ovviamente qui manca un esempio dei dati anche poligonali che sono stati manualmente modificati e aggiornati man mano durante il lavoro di campagna. Questo è un altro sviluppo, è un altro metodo che è stato sviluppato soprattutto per aggiornare e qualificare il prodotto finale, cioè la sovrapposizione di diverse mappe. Sono state georeferite, come vi dicevo in anticipo, tutte le tesi disponibili, tutto quello che era già disponibile da catalogo e da archiviazione, e
su quelle sono state apportate le modifiche finali, aggiornando e modificando i singoli poligoni, punti e linee manualmente in software QGIS. Qui prettamente l'esempio sulla sinistra ci sono c'è la cartografia nazionale del Ministero dell'ISPRA disponibile sul sito dell'ISPRA della cartografia al 100.000, mentre a destra è riportata la carta finale che è derivata da questi 2 anni di lavoro del parco con già annessa la cartografia al 50.000. Questo è ancora un altro esempio di sovrapposizione delle mappe dal database geologico della regione toscana. In basso a destra possiamo vedere tutto quello che riguarda la disponibilità ovviamente delle carte geologiche al 10.000, le quali poi ovviamente da un database iniziale attraverso la sovrapposizione di tutti i dati che erano disponibili sono state poi aggiornate e integrate con i nuovi dati. Giovanni, mi sa che hai un problema di connessione, non riusciamo più a sentirti e le immagini sono bloccate. Aspettiamo un secondo e vediamo se si sblocca la situazione. Ci sono pochi minuti rimasti. Abbiamo un ultimo progetto da presentare. Vediamo se riesco a recuperare il grado e Sì. Mi sentite? Scusate, è Sì, ci saltata la sentiamo. connessione. Ok, e dove siete rimasti? Siamo rimasti a due delle cartografie sovrapposte, però ti dico che tutto sommato hai ancora 3 minuti di tempo, quindi sfruttali al meglio, brevemente. magari evitando troppo Sì, dettaglio. va bene. Vi faccio vedere direttamente i risultati finali. Il lavoro di archiviazione digitale è stato fondamentale ed è sempre fondamentale ovviamente per il parco. Uno dei principali risultati, no, dal quale è uscita la pubblicazione, il parco ha diciamo, investito molto per lo sviluppo di un museo, il Geomet, che hanno da poco ovviamente no, sviluppato, il taglio del nastro è avvenuto il 18 dicembre ed è stata pubblicata la carta che è stata prodotta durante questi 2 anni. Allo stesso modo volevo mostrarvi l'importanza a livello nazionale di avere un'archiviazione digitale di questo tipo, perché attualmente la Toscana, più della metà della Toscana, non ha una cartografia geologica al 50.000 e esattamente se proiettando il confine del geoparco ci rendiamo conto che questo lavoro andrà a dare supporto alla prossima cartografia che verrà fatta nei 3 fogli adiacenti e comprendenti dentro al parco, al confine. Vi ricordo che negli ultimi 2 anni sono stati stanziati 15 milioni di euro per il progetto Cardedal dal Ministero. E è stato anche possibile sviluppare e fare una pubblicazione scientifica dai dati appunto sviluppati attraverso Tesista, in particolare in questo caso dal dottor Lorenzo Milaneschi, con il quale abbiamo collaborato durante l'aggiornamento dell'archivio. Allo stesso modo la carta è stata utilizzata e sfruttata nella rivalutazione per ovviamente la conferma al progetto e al parco UNESCO di giugno 2022. E per quanto mi riguarda le prospettive sono infinite, ovviamente, perché parlando di ambiti scientifici multipli, che va dalle acque ovviamente all'archeologia,
ai database, anche grafico, lo sviluppo è fondamentale, può essere molteplice, ovviamente.